infermieristicamente con Luca Benci, noto giurista in materia sanitaria. Luca Benci, è di recente approvazione il DDL Gelli sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari. Quali sono le principali novità che questo ha portato alla ridefinizione dei margini di responsabilità in capo al singolo professionista e quali le ricadute sulle posizioni di rischio cui i sanitari si espongono nello svolgimento del proprio lavoro oggi? Ma dunque la legge Gelli, che è la legge 24 del 2017, è una legge di sistema, perché precedentemente il decreto Balduzzi aveva affrontato solo una tematica relativa all'osservanza della linea guida e all'esonero della responsabilità penale. Qui invece è una legge di sistema che introduce per legge l'obbligatorietà del risk management, ma soprattutto introduce l'obbligo di agire secondo le linee guida pubblicate però sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Questa è per me una criticità, perché insomma rischia di bloccare un po' la legge, quantomeno nei tempi della sua applicazione, perché si presuppone che ci voglia qualche anno per farla partire. Dal lato più rilevante è però la diminuzione della responsabilità civile e quindi soprattutto per i professionisti dipendenti la diminuzione della cosiddetta rivalsa, cioè della quota che rimane in capo al professionista in caso di responsabilità per colpa grave. Scatta, è vero, l'obbligo di assicurazione, ma su una quota limitata al triplo della retribuzione lorda, per cui insomma diciamo che questa legge in un qualche modo solleva il professionista sanitario come effetto principale, solleva il professionista sanitario dal peso di una responsabilità civile, quindi un risarcimento danni che poteva essere decisamente oneroso e condizionarlo nel suo esercizio professionale. Lei ha appena pubblicato un interessante libro dal titolo Tutela la salute. Lo mostriamo. In cui mette in evidenza le criticità del sistema sanitario nazionale in relazione al legittimo godimento del diritto alla salute costituzionalmente garantito ai cittadini. Sembrerebbe che il servizio sanitario non sia in grado, così com'è, di garantire appieno questo diritto. Ma è proprio così? E come si pone in questo contesto la potenzialità del capitale umano e professionale e in che misura il suo operato è salvaguardato anche sotto il profilo delle responsabilità? Ma dunque, in questi anni c'è stato un fortissimo taglio al Fondo Sanitario Nazionale, nell'ultimo anno c'è stato un lieve recupero. Questo ha comportato in particolar modo il taglio proprio del capitale umano, cioè di quel capitale che è fondamentale per un servizio sanitario. Sono spariti, perché è giusto dirlo, circa 50.000 persone dal Servizio Sanitario Nazionale, nell'ultimo anno per esempio 2.000 rotti infermieri, sono andati in pensione e non sostituiti. Il personale sanitario è invecchiato, viene chiamato a ritmi sempre più pressanti ed è molto difficile oggi garantire il diritto alla salute delle persone quando gli operatori sanitari, i professionisti sanitari sono un numero molto più ridotto rispetto al passato. Questo comporta tutto quello che i cittadini vedono quotidianamente nella loro vita quotidiana e comporta l'aumento delle liste d'attesa, comporta la difficoltà di accedere alle prestazioni sanitarie, comporta tutta una serie di aspetti fondamentali. Io vorrei ricordare anche la gravità di alcune delle situazioni. Si discute molto per esempio del farmaco sull'epatite. Ebbene, è la prima volta a memoria d'uomo che un farmaco salva vita, un farmaco importante, non viene al momento erogato a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Questo è vero che ci sono problemi legati al prezzo e altre situazioni, ma insomma le politiche possono sorpassare questi problemi, queste politiche non ci sono state e, ripeto, in un sistema che si vuole universalistico, importante come il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, un farmaco salvavita per la prima volta nella sua storia non viene erogato al momento a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. È una pericolosa frattura, e non sembra che né i governi né le regioni abbiano in un qualche modo un'idea complessiva su dove vogliono portare il Servizio Sanitario Nazionale e quindi la tutela della salute dei cittadini. E come si pone il dibattito di oggi sui punti grigi del sistema sanitario nazionale di cui lei parla nel suo libro
Mi riferisco ad esempio all'obiezione di coscienza, al fine vita. Ma dunque, sul fine vita abbiamo una legge in discussione, un disegno di legge in discussione che in questi giorni approda al Senato. Rischia di essere ostaggio dei delicati equilibri politici, in particolare del partito di maggioranza, del Partito Democratico, che ha una serie di vicissitudini interne che tutti in realtà conoscono. Sarebbe importante che venisse approvato, anche azzoppato dagli ultimi emendamenti, ma sarebbe un bel punto fermo da mettere. In quel testo di legge l'obiezione di coscienza, che io considero di per sé una iattura, lo si è visto sull'obiezione di coscienza, l'interruzione di volontà della gravidanza, rischia di essere l'obiezione di coscienza una sorta di cavallo di Troia che, inserita una legge che conferisce diritti, di fatto la sua applicazione nega diritti. Mi sembra ben curioso che dei diritti consacrati dalla legge non vengano erogati perché il personale poi si possa rifiutare di prestare assistenza o di prestare le prestazioni richieste. Ecco, questo lo ritengo estremamente pericoloso. Insomma, diciamo, l'obiezione di coscienza dovrebbe sparire dall'ordinamento giuridico. Non è pensabile che continui a rimanere. Le leggi sul fine vita sarebbero leggi importanti nel momento in cui si discute molto di tutta una serie di casi mediatici. Penso per esempio a quello che è accaduto al DJ Fabo e altri personaggi che si sono visti negare il diritto a una morte dignitosa. Il disegno di legge sul cosiddetto biotestamento, che non si chiamerà peraltro così, non risolverà questi problemi, perché le problematiche di fine vita sono anche altre. Penso per esempio alla tematica del suicidio assistito o dell'eutanasia, su cui, anche se nella più rosea delle situazioni dovesse essere approvata la legge dal Senato, gli italiani rimarranno, è stata usata questa efficace espressione, migranti di diritti, cioè noi dovremo continuare a chiedere asilo a paesi come la Svizzera, che questi diritti li garantiscono ai loro cittadini e anche ad altri, ovviamente dietro pagamento. Gli svizzeri, si sa che sul tema denaro sono abbastanza ferrati. Bene. We'll be right back.